Sarà un fiocco azzurro a uomini e donne. La ex tronista, che già nei giorni scorsi ha annunciato di essere in dolce attesa, ha svelato sesso e nome del primo figlio. E ha scelto un modo davvero particolare per rivelare ai fan quale sarà il nome scelto per il suo bambino. Lo scorso 4 aprile la siciliana ha festeggiato il suo 34esimo compleanno e per dare la notizia ai tanti follower di Instagram ha pensato bene di farsi scrivere sul pancione dal marito Giuseppe Saporita il nome del bebè, la cui nascita è prevista per giugno. Il piccolo si chiamerà Michael. La futura mamma è Anna Munafò. Nonostante siano passati anni da quando sedeva sul trono del programma di Maria De Filippi, è rimasta nel cuore del pubblico. Era la stagione 2013-2014. Anna Munafò, che ha anche partecipato a Miss Italia arrivando seconda nell'edizione 2005 dietro Edelfa Chiara Masciotta, aveva scelto Emanuele Trimarchi nello studio di Uomini e Donne. La loro relazione però è durata poco e, dopo una storia importante con Matteo Migliotti, ha trovato l'amore in Giuseppe Saporita, che ha sposato a dicembre 2019 a gran sorpresa, senza annunci social. Poco fa, a metà marzo, ha annunciato che diventerà mamma per la prima volta in un'intervista per Uomini e Donne Magazine, l'ho scoperto a fine ottobre. Ero a fare un aperitivo con una mia amica e scherzavamo sulla possibilità che fossi incinta. Sono passati altri 2 giorni e ho fatto il test. Ed è uscito positivo. Ho preso il test, l'ho impacchettato, nel senso che ho fatto proprio un pacchettino regalo. Sono andata a casa dei suoi genitori, dove lui stava pranzando. Ho atteso che finisse di pranzare, aveva raccontato Anna al magazine. Volevo dirglielo, ma temevo gli andasse il pranzo di traverso o che gli prendesse un colpo. Dopo il pranzo l'ho chiamato in disparte e gli ho detto: ti ho fatto un regalo. Anzi, no, forse il regalo lo hai fatto tu a me. Lui ha aperto il pacchetto, era emozionatissimo. Come detto, il parto è previsto per giugno e il piccolo si chiamerà Michael.